E entro fine mese saranno 6.500 i profughi accolti in Toscana, uno ogni 600 abitanti della nostra regione, lo dice l'assessore regionale all'immigrazione Bugli, che dice le ondate di arrivi sono in linea con le nostre previsioni e il sistema sembra reggere. In provincia di Firenze la situazione è più critica, ma si è dimezzato il numero di comuni che non ha ancora accolto nessun richiedente asilo. Sentiamo Giulia Baldi. Le ondate di profughi e richiedenti asilo si susseguono inarrestabili sulle coste dell'Italia meridionale e il sistema di accoglienza toscana, piccoli gruppi diffusi un po' su tutto il territorio regionale, mostra le corde ma resiste. Ci sono ancora sindaci che non hanno risposto all'appello delle prefetture, ma secondo l'assessore regionale all'immigrazione, Vittorio Bugli, in Toscana la situazione è gestibile, salvo forse Firenze e provincia. Vi sono delle realtà come quelle della provincia di Firenze dove siamo un po' più con l'acqua alla gola, quindi la situazione è da gestire con più attenzione, c'è la prefettura molto impegnata in questo, i comuni, il comune di Firenze. Per il resto della Toscana la pianificazione messa a punto all'inizio dell'estate sulla base dell'esperienza del 2011 si sta dimostrando azzeccata. Dopo i 700 arrivi di luglio, agosto è stato grosso modo sulla stessa linea. Se il flusso di disperati resterà costante, a fine settembre in Toscana ci saranno circa 6.500 immigrati, in linea con il rapporto previsto di un profugo ogni 600 toscani. Insomma, il sistema dei piccoli gruppi si confermerebbe una risposta valida all'emergenza. Però questo funziona se tutti fanno la loro parte, devo dire, insomma, rispetto ai 100 sindaci comuni che prima non avevano alcun ospite, ora siamo, penso, ben oltre la metà. Dal canto suo la regione è disposta a fare la propria parte mettendo a disposizione dei comuni che non hanno strutture idonee i moduli abitativi attuali, ce ne sono per 50 posti, oltre a quelli da comprare e noleggiare, oltre ovviamente alle aree di proprietà della regione.